Fa tappa in Abruzzo questo percorso della FIOM CGL Safety Car per parlare delle problematiche dell'automobile che riguardano un po' tutto il paese. Ma più che per provare a parlarne, per provare a risolverle, perché c'è un problema che sta riguardando tutto il settore dell'automotive. Ci sono il raddoppio delle ore di cassa integrazione tra un anno e l'altro, stiamo parlando di milioni di ore di cassa integrazione, e il nostro obiettivo è rilanciare un settore che è strategico per il nostro paese, per salvaguardare l'occupazione dentro gli stabilimenti, in particolare a partire da un territorio importante come l'Abruzzo e a partire dalla Sevella e dalle aziende dell'indotto e della componentistica. Quali le cause di questa crisi, comunque di queste problematiche? La mancanza di un piano e la mancanza dei soldi per investire sul piano. Noi abbiamo bisogno di un investimento straordinario da parte del governo di risorse pubbliche per implementare e utilizzare la capacità di ricerca e sviluppo e di lavoro dentro gli stabilimenti. Noi qui vogliamo che le persone che sono state messe fuori dagli stabilimenti possano tornare a lavorare dentro gli stabilimenti, a partire dalla Sevel fino a tutti gli stabilimenti della componentistica, perché pensiamo che il veicolo commerciale leggero che viene prodotto qui in Abruzzo sia un prodotto strategico non soltanto per questo territorio ma per tutto il paese. Fegatelli, l'automotive in Abruzzo rappresenta pur sempre la locomotiva economica della nostra regione, però anche in questo caso ci sono dei problemi. Esattamente, la preoccupazione più grossa che abbiamo in questo momento è stata la scelta strategica da parte di Stellantis di aprire uno stabilimento gemello in Polonia. Questa cosa a noi preoccupa moltissimo, non per quanto riguarda la delocalizzazione, ma per quanto riguarda la competizione che si avvierà fra i due territori, visto che in quel territorio hanno investito su macchinari di ultima generazione e gli impianti sono molto più moderni di quelli che abbiamo in questo territorio. C'è la necessità ovviamente di avere investimenti per adeguare anche il nostro territorio ad essere competitivo, anche perché gli sforzi fatti dai lavoratori in questi anni vanno in qualche modo ricompensati. Chiederete un confronto con le parti interessate? Ma secondo me è fondamentale che la Regione Abruzzo apra una discussione con il Ministero dello Sviluppo Economico, soprattutto per quanto riguarda un accordo di programma che consenta alle aziende dell'indotto in modo particolare di poter fare gli investimenti e adeguare i propri macchinari.